Ispirazione quotidiana. Oggi riconosco che sono un essere perfetto. Citazioni di oggi. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Giovanni 1:3. Il suo essere è concepire e creare tutte le cose. Egli crea tutte le cose, in cielo, in aria, a terra, in profondità, in tutto il cosmo, in ogni parte che è e che non è di ogni cosa. Perché non vi è nulla in tutto il mondo che non è Lui. Ermete Trismegisto. Non vi è nulla di alcun tipo che sia più elevato di me. Tutto questo è infilato in me come file di perle di una collana. Bhagavad Gita. Ispirazione di oggi. Tutte le cose sono infilate nel divino come file di perle di una collana. L'intuizione spirituale ci dice che la bellezza è alla base di tutto. La bruttezza è il suo presunto opposto. Dobbiamo percepire non il contrario, ma la realtà. Perché non vi è nulla in tutto il mondo che non è Lui. Questo significa che Dio è in tutto e attraverso tutto. È questa presenza divina che siamo a riconoscere. Siamo a compensare e sostituire ogni apparente opposto con la realizzazione della verità. In questo modo si può guardare a dentro e attraverso una difficoltà o una situazione difficile, finché non si percepisce la verità al centro del suo essere. Così il diavolo, cioè il male, cioè la falsa apparenza del male, è trasmutato in un angelo di luce, perché in realtà non vi è nulla oltre al solo bene, cioè a Dio. Se tutto ciò che è solido e vero proviene da Dio, il Creatore, allora possiamo essere certi che non importa quale sia l'aspetto che assume, e la realtà è sempre più perfetta. Questo è il motivo per cui Gesù ci dice di giudicare non secondo le apparenze, ma in modo corretto. Giudicheremo sempre con giustizia quando la nostra conoscenza si basa sulla certezza della presenza divina, perfetta, al centro di ogni cosa. Intenzione di oggi. Oggi riconosco che sono un essere perfetto, che vive sotto condizioni perfette e sa che soltanto il bene è reale. Io so anche che soltanto il bene è l'unica cosa che ha qualsiasi potere di agire o reagire. Tutto quello che faccio, dico o penso oggi sarà fatto, detto o pensato dal punto di vista spirituale, che riconosce che Dio è in ogni cosa.